Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia perché oggi, ebbene sì, Emperor riceve la sua arma LD. Vi faccio vedere subito il banner, che è la cosa più succosa di oggi. Abbiamo ovviamente banner con LD di Emperor, Burst di Kefka e poi ovviamente le armi dei personaggi sinergici nello stesso evento di Emperor. Siamo praticamente in una sorta di linea parallela col Global, dove nel Global esce il personaggio nel suo evento, mentre nel Giappone esce il corrispettivo, però con Lost Chapter, LD, eccetera, eccetera. È un ottimo momento per chi gioca sia la versione Global che la versione Jap di vedere un personaggio come diventa prima e come diventa dopo. Anche un attimo per gestire le sue risorse e vedere effettivamente se può considerare i vari personaggi degli investimenti per il futuro oppure no. Emperor, a mio avviso, è stato fin da subito un buon DPS magico. Io l'ho alternato spesso ad Artemisia, ad esempio, però poi giustamente ognuno utilizza il personaggio che vuole. Il suo più grande difetto all'inizio è il suo attacco HP++, cosa che con la LD ha decisamente risolto. Quindi spero vivamente di poter ottenere la sua LD, proprio perché voglio farvela vedere in video. Ovviamente questo è il banner del Lost Chapter di Emperor, quindi abbiamo la possibilità, ovviamente per chi non lo aveva ottenuto prima, di poterlo reclutare all'interno del team. 15 CP disponibile, 35 CP disponibile e ovviamente come nell'evento si possono ottenere le basi del suo kit. Siamo passati a una versione nuova di gioco, la 1.35.1, e come aggiornamenti diciamo che abbiamo finito, a parte l'unico, se magari interessa a qualcuno, giustamente io lo annuncio, è stata rilasciata anche la skin alternativa di Emperor. Una skin alternativa abbastanza particolare, che lo ritrae forse in abito un po' più elegante. A me piace parecchio, molto molto bella, solo che non la prenderò perché non ne vale la pena, ecco. Per cui, diciamo, posso utilizzare Emperor anche nelle sue vesti normali. Eccolo qua. Abbiamo a disposizione ben 118 ticket. Non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi. Trovare un LD con questi ticket significherebbe comunque poter pullare anche per Strago. Anche se Strago in realtà, essendo un evento, mi permetterà di ottenere un centinaio di ticket tra summon board eccetera eccetera, quindi non mi preoccupo più di tanto, però mi interesserebbe veramente tanto ottenere la LD di Emperor, anche perché facendo due calcoli ho scoperto di avere praticamente tutte le LD tranne quella di Nine e di Amido, che però sono due personaggi che ho totalmente skippato, quindi mi reputo abbastanza fortunato. Detto questo, io non perdo tempo, mi metto subito a pullare e ci vediamo dopo.
Wow, 118 ticket e niente LD. Sono stato però abbastanza fortunato perché mi sono uscite tante armi dorate, se devo essere sincero. Veramente, veramente tante armi dorate, però non quella che mi interessava a me. Quindi vorrà dire che dovrò andarmi a fare Lost Chapter. Mi dovrò andare a prendere i biglietti del Lost Chapter, ovviamente. E poi ritentare magari off camera oppure in live. Vedremo, in base a quando riuscirò ad ottenere risorse necessarie. Detto questo, io vi ringrazio. Spero che i vostri pool siano decisamente più fortunati. E noi ci becchiamo alla prossima.